Siano lodati Gesù e Maria. Inizia, fratelli e sorelle carissimi, questa Quaresima 2021. Inizia con tante considerazioni da fare, sia per il tempo presente, sia al termine di un tempo particolare che abbiamo vissuto. Sappiamo bene che la Quaresima dell'anno scorso l'abbiamo cominciata, ma la Pasqua non l'abbiamo celebrata insieme. Ecco, un episodio molto particolare e molto significativo che a un anno di distanza deve necessariamente provocare la nostra attenzione. Cosa è successo e come mai il Signore ha permesso che succedesse questo? Questa è una domanda obbligata che tutti dobbiamo farci, dal primo all'ultimo dei battezzati. Non abbiamo potuto celebrare la Pasqua l'anno scorso, questo è. Quindi il tempo di Quaresima è iniziato. E poi il Signore ha permesso che facessimo una Quaresima che penso che ce la ricordiamo per tutta la vita, un po' più lunga, insomma, perché la Quaresima dura 40 giorni, qui stiamo ancora in Quaresima sotto altri punti di vista, all'inizio di una Quaresima nuova. Ecco, allora questa considerazione ognuno deve farla risuonare nel cuore, così come deve chiedersi quanto mi ha pesato non poter celebrare la Pasqua con tutti i crismi, quanto ho sofferto. Questo dobbiamo chiedercelo, è importante. Il nostro Signore, abbiamo sentito Gesù, vede nel segreto, sa cosa c'è nel nostro cuore. Quindi, quanto soffriamo l'assenza di Lui? Punto interrogativo. Io una risposta me la sono data, perché questo è il tempo in cui purtroppo nel cuore di tanti uomini c'è proprio l'assenza di Gesù. Sentivo oggi un intervento, proprio quello che ha fatto questa mattina il caro padre Livio su Radio Maria, dove diceva delle cose molto molto belle. È stato creato un mondo dove non c'è più posto per Dio. Dio non c'è, capito? Dio non c'è. E quindi, capito, esperienze come quelle forti che abbiamo vissuto, dice, io non ci sono, allora non ci sono proprio, capito? Cioè, facciamo che non ci sono proprio più del tutto. Capite una delle possibili chiavi di lettura? E vediamo se non ci sono proprio del tutto. Capite? Per quanti battezzati il fatto che non c'è stato proprio niente di religioso a Pasqua gli ha cambiato la vita? Cioè, se ci fosse stato qualcosa di religioso l'avrebbero vissuto? Punto interrogativo. Queste sono tutte quante domande che, a mio avviso, anche attraverso queste cose, la grazia di Dio delicatamente suscita nei cuori, perché ce le dobbiamo porre. Allora, San Paolo descrive, sapete che la Quaresima è un tempo forte, così è chiamato, no? Dice, ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Cioè, i tempi forti devono farci riflettere su una cosa, cioè sul mistero del tempo. Il tempo è una cosa molto molto importante. Come si fa a estromettere Dio dalla propria esistenza? Facilissimo, basta non dedicargli più nemmeno un attimo del nostro tempo, è finito. Cioè, il tempo è veramente il patrimonio più importante che noi abbiamo. La nostra giornata come è fatta? Punto interrogativo. Quante volte diciamo non c'ho tempo di fare questo, non c'ho tempo di fare quell'altro, non c'ho tempo di fare quell'altro? Sapete quante volte un parroco, io sono prete da quasi, quanti sono? Boh. Quasi 20 anni, insomma, anche ancora un po', adesso non sono molto lucido. Sapete quante volte, padre, lei non mi vede, ma io non ho tempo di... Dico, ma sei sicuro? Non è vero che non hai tempo, perché il tempo ce l'hai, è come usi il tempo, è l'uso che tu fai del tempo che il Signore ti ha messo a disposizione, no? C'è un bellissimo film, non so chi è appassionato, Il Signore degli Anelli, dove Gandalf dice al piccolo Frodo: non sta a noi decidere le sorti e i destini, a noi spetta decidere cosa fare con il tempo che ci è stato donato. Questo sì. E la Quaresima è proprio un invito, fondamentalmente, se noi ci pensiamo, a dare tempo a Dio. La preghiera, per pregare te ci devi mettere, devi investire parte del tuo tempo. Quanto? Quasi niente? Poco? Abbastanza? Molto? Moltissimo? E questo dipende da te. La conversione a cui siamo invitati, per convertirti
devi ascoltare il Signore, e il Signore ti parla in due modi, non ci sono altri modi, due: o attraverso una fonte esterna, cioè quello che ascolti e quello che leggi o quello che vedi, oppure nell'interno del tuo cuore. È chiaro che se lo puoi ascoltare, devi cercare qualcuno che ti parla di lui, e devi dedicare del tempo ad ascoltare qualcuno che ti parla di lui, o no? Devi trovare il tempo per leggerti qualcosa di edificante, oltre che ai quotidiani, ai romanzi o cose di questo genere, non so che cosa leggiamo noi, no? Oppure ti parla nel cuore, ma per sentire la voce di Dio nel cuore devi trovarti dei tempi di silenzio, dove ti metti in ascolto di Lui, perché Dio non parla in mezzo al rumore, non lo senti la sua voce, d'accordo? Il digiuno è lo stesso, tempo che si dedica al digiuno o la mortificazione. Capite che il digiuno non è soltanto il digiuno dal cibo, oggi dobbiamo fare anche quello, ma il digiuno è dilatato, no? Adesso vanno di moda i lockdown o gli switch off. Se io faccio lo switch off della televisione tutta salute, ci avrò tantissimo tempo maggiore a disposizione. Se una persona ha l'abitudine di stare 2 ore al giorno davanti alla televisione e fa lo switch off, che succede? 2 ore di tempo in più, che ci faccio? Capite? È chiaro che lo switch off c'ha senso, specialmente in quaresima, se tolgo 2 ore di tempo a una cosa che non è essenziale e la dedico a cose buone, a fare un'opera di misericordia, la carità, ad ascoltare, a leggermi un po' di Bibbia, un po' di Vangelo, ad ascoltarmi una catechesi, a vedere un'omelia, online ce ne stanno quante volete, io Padre Livio l'ho sentito su YouTube, cioè andate sul canale Radio Maria e tutti i giorni ci stanno tutte quante gli interventi di Padre Livio, se uno vuole. Allora, questo è fondamentale, attenzione, perché? Perché il tempo non è illimitato, noi non abbiamo un tempo illimitato a disposizione, cioè prima delle ceneri, perché una delle due formule, sono due le formule in cui si impongono le ceneri, no? Sapete che quest'anno ne dirò una, e bisogna forse sceglierne una delle due per tutti. Una è convertiti e credi al Vangelo, quindi usa questo tempo per fare il pieno, perché la tua vita possa avere un salto di qualità. E l'altra, ricordati che tu sei polvere, in polvere ritornerai. Non è una minaccia o una cosa che ti vuole far angosciare la vita, ma ti dice guarda che la tua vita ci ha avuto una data di inizio, d'accordo? Che è un certo tempo, e c'era una data di fine. Finita la vita terrena, il tempo di convertirsi è scaduto. Il tempo di fare opere sante che ti faranno crescere in merito, ti daranno una grande gloria in paradiso, è scaduto, non c'è più. Perché tutto quello che accadrà anche dopo, noi ce lo giochiamo in come investiamo il tempo adesso. Ho scritto nella lettera alla nostra comunità e concludo, cioè che cosa è successo con la pandemia? Che un terzo di quelli che più o meno andavano in chiesa non ci vanno più, quindi anziché aumentare il numero delle persone che vanno in chiesa è diminuito. Questo è un dato che a mio avviso da parroco, da pastore, è molto preoccupante, perché vuol dire che non si sta nella maggioranza delle persone interagendo bene. Capite? Cioè la presenza o la non presenza di Dio è ciò che è determinante nella nostra esistenza. Non si può avere con la fede un rapporto, come dire, occasionale o saltuario o superficiale, perché questo tipo di rapporto non incide nella vita, non ti cambia la vita, non ti fa vivere una bella vita, una vita piena di grazie, piena di benedizioni e piena di capacità di iperoperare nel bene. Ti fa vivere una vita languente. Quindi è importante, quest'anno ancora più importante a mio avviso, entrare bene in questo tempo. Quindi guidati dalla Chiesa, fare noi un bel lockdown di tante cose che non funzionano e riaprire tante porte, oppure spalancare i portoni, perché possiamo fare il pieno della grazia. Io, questo è il mio augurio di una santa quaresima che vi permetto di fare anzitutto a me stesso, perché riguarda anche me e anche a ciascuno di voi. Siamo lodati Gesù e Maria.